facciamo la nostra musica, suoneremo per un set di un'ora, faremo l'ultimo disco Ghibli, ma anche un mix dei dischi precedenti. La nostra musica è di fatto è una commissione di chi siamo noi, delle nostre esperienze di vita, da dove arriviamo. C'è dell'afrobeat, hai detto bene, ma c'è del blues, c'è del funk, c'è anche altre sonorità che arrivano dall'Africa, tante altre, non solo l'afrobeat, anche il Nord Africa, sonorità medio orientali. In generale c'è anche molto mediterraneo. Soprattutto c'è un sacco di gruva, tantissima gruva e ancora gruva, avanti così. Beh, abbiamo fatto innanzitutto, raccontando veloce, il primo disco autoprodotto che ci è servito per iniziare a tracciare la rotta. Da lì abbiamo proseguito con due dischi con collaborature moderne che sono stati ottimi per iniziare a circoscrivere la nostra identità, capire meglio chi eravamo, e poi siamo approdati a Garrincha perché abbiamo avuto un po' di offerte, ma ci piaceva l'idea di avere un'etichetta della nostra città, la città di Bologna che ci ha adottati e dove abbiamo iniziato a muovere i primi passi. Attraverso Garrincha siamo arrivati ad Antenna, che è un'agenzia di, appunto, di booking, cioè che porta ci aiuta insomma con i concerti e ci ha portato in giro per tutta Italia, ma anche sta facendo anche le prime cose in Europa e tra poco andiamo allo Sziget. È una bella cosa, facciamo lo Sziget Festival in Ungheria, quindi con un bel colpo. Siamo stati a Berlino, è andata molto molto bene perché insomma Berlino è Berlino, è una città speciale, ma poi abbiamo fatto anche altre esperienze pazzesche perché siamo stati a Tallinn. E devo dire che ci è piaciuto un sacco come città. E poi siamo stati a est, appunto anche già in Bulgaria, Ungheria e in Macedonia del Nord, eccetera. Però si capisce che sono zone probabilmente che c'è un po' di angoscia probabilmente per quello che sta succedendo in Ucraina, sì che magari non è tutto come, non è normale, ecco, come dire, l'andamento di quelle nazioni in questo momento, diciamo. Quindi come ambizione dei prossimi mesi, dei prossimi anni, andare sicuramente verso la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, e ci piacerebbe anche tantissimo andare a suonare in Africa prima o poi. Se devo dire forse quella più stramba, quel pubblico che ci guardava come fossimo proprio degli alieni, è stato in Ungheria. Quello è stato pazzesco, il pubblico ci guardava come... perché il pubblico dello Sziget è un pubblico internazionale, quello che andremo a fare, no? Ma abbiamo avuto un'esperienza che la faceva morire da ridere, cioè la gente ci guardava... ma non era uno stupefatto per forza bello, era un po' straniti per il resto, dai. In positivo sicuramente a Berlino, dove siamo stati recepiti molto molto bene al primo colpo, quindi quella è stata una bella soddisfazione. È una cosa che si sente quando trovi qualcuno che magari è anche in un altro mondo, come abbiamo già avuto esperienze magari con Willy, il Peyote, poi con Giovanotti. Cioè, per noi è sempre bello e stimolante comunque riuscire a trovare una comunicazione anche con altri mondi che sono diversi dal nostro. Poi in realtà, cioè, noi portiamo noi stessi dentro la nostra musica, quindi non so come dire, è difficile definirla con un genere musicale, cioè, non è che abbiamo un punto, capito, di riferimento come genere musicale, cerchiamo di portare il nostro vissuto e di conseguenza quando troviamo persone che anche loro riescono a portare il loro vissuto, si crea subito un'amalgama abbastanza naturale.